Dopo la vittoria di Fermo, i Lupi cercano conferma al Selvapiana contro l'Avezzano in piena zona play-out, ma soprattutto reduce da una settimana travagliata culminata con l'incivile aggressione al suo presidente. La bellissima giornata di sole, del biglietto ad un euro, in curva portano più di 1500 spettatori allo stadio. La cronaca al decimo Todino su calcio piazzato scalda i guantoni di Davino. Tre minuti più tardi sempre Todino non finalizza una bella azione cominciata da Gabrielloni e Bontà. Al ventesimo si sblocca il risultato, angolo di Lanzillotta, tiro al volo di Rinaldi e Gabrielloni sulla traiettoria sporca il pallone quanto basta per mettere fuori causa il portiere Davino. La reazione dell'Avezzano arriva al 35esimo con una botta su punizione di Venditti, ma la palla è centrale e blocca Grillo. Nella ripresa parte subito bene l'Avezzano che sfiora il pareggio, ottimo il cross sulla sinistra di Iommetti e Moro in corna ma devia il portiere rossoblu. Al terzo invece è Puglia ad avere la palla gol più ghiotta, tutto solo si fa ipnotizzare dall'estremo difensore del Campobasso. Gol mancato, gol subito, il calcio è questo e Alessandro al sesto non perdona. Raccoglie l'invito di Todino e deposita alle spalle dell'incolpevole Davino per il 2-0. Da rivedere il colpo di testa di Alessandro, bravo sul filo del fuorigioco ad insaccare. Al 17esimo accorcia le distanze l'Avezzano con Moro che si infila in una serpentina di maglie rosso-blu e mette la palla in rete. In pieno recupero sempre Moro ambisce il palo alla sinistra di Grillo e gli abruzzesi ci provano fino alla fine, ma il Campobasso gestisce bene il vantaggio e proprio al round finale segna il 3-1 con il neo entrato Grazioso. Continua la striscia positiva della squadra rosso-blu e domenica ci sarà il derby al Civitelle di Agnone. Per l'Avezzano si prepara una settimana difficile ancora di più con la partita casalinga contro il Matelica.